Ragazzi, buonasera. Siamo online. E ho persino dell'acqua. Sto evolvendo? Non ancora abbastanza. Però ci arriviamo ad avere una routine sana. Fine anno. Allora, riuscite a vedermi operativo? Buonasera! Ciao ragazze, vi tolgo subito il dubbio, sono tornato viola, ma è così bello essere in un momento nel quale queste cose accadono non per incidente. È una scelta. Una scelta temporanea, ovviamente, mediocre, però mediocre dopo un'evoluzione enorme. Quindi ho deciso di tornare viola perché molto presto farò un rework completo di tutta l'illuminazione dello studio, il quale adesso, a parte la luce centrale, che è quella che però appunto non va bene per lavoro ma solo per vivere, mi fa viola. Ha la telecamera che utilizzo per le live. Però, fatto quel rework, quindi investimento e lavoro, sarà fatta. Sarò molto più bello. Sono le 21:28. Sono intonato con Twitch. È tutto voluto, tutto according to Keikaku. Allora, sono particolarmente cottino. Oggi ho praticamente finito gli ultimissimi materiali dello spirito del roleplay. Questo sarà per chi fa Necroviews, no? Sarà la cronologia dei canali dietro le quinte. Però è stato un incessare di lavoro, un incessante continuativo rec, quindi potrei ascendere in questo momento. Ma ho una voglia matta di cambiare mood e di giocare insieme, perché sono sorprendentemente felice di come sta andando l'esperienza in diretta con voi con Resident Evil, perché lasciate che vi dica questo prima di cominciare, ho ancora 2 minuti in cui non posso accettare critiche di introduzioni lunghe. Sono in anticipo, quindi eh beh, vi dico questo. Sono sempre stato abbastanza convinto che, salvo occasioni veramente particolari e strane, sarei finito col morire, letteralmente, a livello fisico. Purtroppo è un po' un problema dell'essere umano, o in generale della vita su questo piano. Però, ero convinto che sarei morto senza mai completare quello che è per me un infinito backlog che ho costruito a causa delle mie scelte durante la crescita e la vita. Grazie ragazzi, purtroppo Resident Evil ha un problema con le finestre e non posso vedere non so se riesco a e non posso vedere bene chi si iscrive con Resident Evil. Se non becco l'animazione è molto più complicato, però magari poi vi recupero. Ok, adesso ce l'ho. Ho dato più priorità a voi che alla chat moderatori, ma riuscirò a vedere più o meno entrambi. Allora, grazie Aleros, grazie Nichijinja, Brun, Barbarossa, grazie a tutti. Quello che stavo dicendovi è che attraverso le live io ho il modo di poter costruire un insieme di contenuti su Sutorima che risulti essere proprio le fondamenta di quello che potrebbe essere l'infrastruttura del mio condividere le esperienze su Twitch. Cioè, io potrò assolutamente completare tutto il backlog contemporaneamente al soddisfare la mia necessità di dare delle basi a chi non sa bene qual è il mio contenuto su Twitch, oppure peggio ancora, meglio ancora, o come peggio ancora, a seconda dei casi, di come la si vuole vedere, di come si vuole interpretare qualcuno che arriva in ritardo, no? Il fatto di trovarsi un canale con serie complete di videogiochi completi, con mood diversi e mie interpretazioni diverse di come le si affronta in diretta. Cioè, è una figata. Comunque, sono i 31, ne riparleremo molto più in là di questo. Ci siamo. Grazie, Mandux. E certamente porterò la Daughters of Ashe per
per Dark Souls 1, però lo farò una cosa, ecco, giusto per togliere la curiosità a tutti, non la farò subito dopo Resident Evil perché mi sembra più opportuno avere prima la randomizer. Abbiamo già fatto la Scorched e la Prepare to Die Again come mod pesanti in cui si gioca normale. Randomizer deve essere fatta per divertirsi. Poi torniamo a fare la figata di lavoro e però la farò con critica perché la Prepare to Die Again mi ha deluso, quindi sarò un pochino più stronzo. Pronti? La Metal Gear Saga in live è praticamente un'anima su Sutorima, come potremmo considerare appunto un'anima ridotta a contenuto terziario. Però, grazie a tutti. Andiamo. Carica partita. Allora, Jill. Magazzino alla est. Torniamo nel mood. Cerchiamo un secondo di anche raccapezzarci su dove eravamo. Era un consiglio? Allora, siete già nell'umore, vero? È di una bellezza sconcertante questo remake, ma la remaster è anche fatta veramente bene. C'è un effetto acquerello come filtro per upscalare il background, però è molto molto bello. Allora, questi videogiochi sono preziosi, io spero che non vengano troppo, troppo cannibalizzati. Tuttavia, allora, iniziamo? Ora vediamo un po'. Io apro la cassa, depositiamo il lancia le granate. Per ora teniamoci soltanto queste chiavi perché purtroppo non ho modo di essere efficace nel ricordarmi esattamente dove sono quelle che abbiamo lasciato in sospeso, a parte un paio che voglio controllare. E il ragazzo che chiede: ti ho scoperto da poco e mi piacerebbe recuperare i tuoi video, ma non mi è chiaro esattamente come orientarmi tra tutti i tuoi contenuti e canali. Io in qualche video faccio una lista proprio completa di quello che è tutto il mio modo di nomenclare i video. Però tra un paio di mesi ne farò un altro più. E soprattutto ricordati una cosa, ricordatevi tutti una cosa, siete una community. Scusate, siete una community e potete assolutamente comunicare a vicenda, aiutarvi, siete fantastici, l'avete sempre fatto. Potreste. Ormai sono abbastanza chiaro, no? Sapete cosa è cosa. Allora. Dunque, allora, intanto facciamo così, se, sperando che non arrivi il segnale al microfono. Ok, perfetto. Qui abbiamo parecchio su cui lavorare. Io cerco di leggervi, ma anche di tornare concentrato e capire qual è il nostro prossimo obiettivo. Barry, dolcissimo. Allora, per ora abbiamo ottenuto praticamente una chiave in più. Al piano superiore qui abbiamo bene o male fatto tutto. Facciamo un controllo. Ho bisogno di non essere impulsivo e voler proseguire per forza velocemente. Grazie di cuore, Bruno. Brun Lorenz, quindi potrebbe essere qualunque cosa. Ah, questi zombie sono pericolosi perché potrebbero in futuro. Il tuono mette una certa angoscia. Visto? Chiave della villa, devo analizzarla. Mal che vada le utilizziamo, ma raccoglierle penso che sia importante anche per chiarire una stanza se è completata o meno. C'è un grosso graffio su questa parete. Non sembra opera di quei mostri putrefatti. Lo so io, sono gli Hunter, vero? Loro me li ricordo. Sapete qual è una delle cose più sorprendenti che abbia mai visto nella mia carriera da videogiocatore? Una di quelle cose che possono rimanere ancorate nei ricordi di un giocatore per tutta la vita e che difficilmente vengono in qualche modo ripetute facilmente. Mi stavo ripetendo, ripetute? La torcia di Alone in the Dark 4, che era libera. Qua avrebbe fatto un figurone.
Cos'è una scatola di pronto soccorso? Non ne ho idea. Ah. Io non lo voglio. Non posso scartarlo? No, eh? Mannaggia. Questa cosa mi dà fastidio a morte. Però, wow, guardate che bella che è la fiamma. Allora, ragazzi. Addirittura. Non lo so, qui si ragiona come con gli Elisir, eh? Si rischia di essere troppo preventivi di qualcosa che poi alla fine non arriva mai. Non essendo io, potrei presumere di non essere un pessimo giocatore, probabilmente non avrò bisogno di così tante cure. Però, men che mai voglio invece sprecare l'idea di poterne accumulare un po' in caso di invece disastro. Io non riesco a giocare a un titolo come questo senza immergermici. È veramente speciale, ma perché? Perché potreste pensare che lo faccio perché ci siete voi? Non è esattamente così. Voi lo alimentate. Però è grazie proprio a molte altre cose che io la vivo in questo modo. Ed è prezioso poterlo condividere con voi. Ma sono veramente stracolmo di cure, onestamente. Facciamo così. Perché alla fine diventa quasi eccessivo poi. Ecco qua. Ok, perfetto. Ah, certo! Se si gioca difficile tutto cambia. Io stavo calcolando la doppia semplificazione che una inconsapevolmente, l'altra invece per scelta ho deciso di attuare. Ossia, vista la mia ruggine, sto giocando a normale. Anche perché in realtà Resident Evil 1 è l'unico Resident Evil di tutta la saga che mi mette paura a livello di difficoltà, perché ci ho giocato da molto, 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 molto piccolo, e morendo spesso e non sapendomi muovere con i tank control, eccetera, l'1 proprio lo giocai dopo il 2, però il 2 lo sentii più evoluto, ovviamente, l'1 invece mi spaventava con le stanze piccole, queste cose qua, sono rimasto terrorizzato, e quindi anche da adulto mi mette più paura il poter fare errori e finire in una situazione pericolosa. Vi garantisco che è una bellissima sensazione, perché perlomeno sono consapevole che è una cosa infantile, ma Resident Evil 1 mi fa molta più paura a livello di gioco, a livello di tecnica, che qualunque altro capitolo, qualunque altro. Allora, cioè, meglio la Tofu Run piuttosto, capite? Allora, come siamo messi qua? Servirebbe uno shortcut. Ok, perfetto. Oh, oh. Ah, e poi giusto, la difficoltà. E poi il Jill, non sapevo questa cosa, che fosse semplificata rispetto a Chris. L'unica volta che ho giocato al remake è stato con Chris. Ah, Barry. No, io non gli andrei alle spalle così. Cioè, porca miseria, sei proprio stronza. Barry, non volevo farti così eccitato. Right. Anyway, you should read this. Mica che doppiaggio di merda. Testamento del ricercatore. Il documento contiene una lettera. La parte superiore della lettera è strappata. Il resto è leggibile. Alma, ho cercato di sopravvivere solamente per poterti rivedere. Ma i miei sforzi non hanno fatto che rimandare l'inevitabile. Sono stato contagiato e non esiste alcuna cura. Se non togliermi la vita prima che il virus, fatto apposta, mi privi di ciò che ancora mi separa da loro. Il mio amore per te. Tra un'ora avrò raggiunto la pace eterna. Ti prego di capire. E sappi che mi dispiace. Martin Crackhorn. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part and somebody didn't want anyone to see it.
Let's continue our investigation. Questo suono mette un'inquietudine. Vari tipi di ami. Reperti biologici, insetti morti. Quello è un modello di cervello umano. Esca di ape. Una collezione di esemplari di insetti. Sotto c'è un interruttore. Non succede niente se lo premi. Forse c'entrano gli esemplari di insetti. Esca a forme di ape senza amo. Ok, qui siamo abbastanza... Esca a forma di ape con l'amo attaccato. Però... Non può succedere nulla, ho soltanto messo l'amo. Prendiamo questo oggetto intanto. Stavo guardando... No, scusa, Jill, ti sto facendo fare cose... No, Jill, smettila. Jill. Jill, stop. Ok. Ovviamente è rossa, perché abbiamo ancora qualcosa da fare. Ma non è il momento. È il luogo. Sono ovviamente in semi-blind, non sto facendo una recita per dare atmosfera. Non ricordo quasi nulla. Quasi davvero nulla, quindi... Mi ricordo che ci sono gli Hunter, per esempio, ma non ricordo minimamente questo puzzle. Non ho la minima memoria di Unesca. Allora... No, non è come Silent Hill. Gli enigmi non hanno una differente difficoltà. Sì, no, stavo guardando le nomenclature. Allora. Sì, no, qualcosa da prendere che sono rosse, è ovvio, ma chiaramente se c'è un enigma è molto probabile che si apra un cassetto, che ci sia qualche segreto. Allora, qua abbiamo fatto la figata. Ok, quindi abbiamo armatura, spada, elmo. L'elmo ha pochissime porte, se non sbaglio, mentre la spada ha ancora delle cose che dobbiamo aprire. E sono più che contento di poterlo fare. Purtroppo molte delle cose per le quali vi state scioccando, che io potrei festeggiare con voi come 1200 persone in diretta, che è una cosa che mi stordisce di gioia. Però io non posso accettare, non posso accertarmene, perché mio malgrado... no. Ho le finestre tutte sminchiatissime. Sì, gli enigmi di Silent Hill a difficoltà alta sono molto più complessi. Allora. Quindi, vediamo un po'. Abbiamo il portone. Yes. No, i suggerimenti sono ben accetti, ma dovete avere il senso critico... di capire quando sono in reale difficoltà, probabilmente ve lo chiederò, con la mia testardaggine potrebbe essere molto lontana la cosa, ma non saper risolvere un enigma immediatamente fa parte del gioco. Allora. Bellissimo questo eco. Il volume di gioco è apprezzabile? Maledetto colui che disturba il mio sonno. C'è un interruttore. Premere? No. Chi vuole disturbare il tuo sonno? C'è qualcosa in questa rientranza, ma la grata impedisce di afferrarlo. Scudo, ascia
Pixel Lancia. Sono tutti sbagliati, non è, cioè sono in un ordine un po' del cazzo, ma... Sembra una spada, sono d'accordo. Posto di merda. Usa l'amo. Spero si sia calmata la situazione. Ok. Io spero che queste persone si abbiano un modo, un motivo per divertirsi così. Allora. Quindi io non posso... Sì, allora, quelli poligonali sono la spada, la lancetta, lo scudo e la... e l'ascia. Certo che con l'effetto acquerello non... Sì, posso farli rientrare, ma... Sono comunque quattro i quadri. Grazie. Paride. Sono quattro. Ah, però hanno dei... Aspetta, hanno dei colori. Hanno dei colori. Non posso giocare con l'ordine perché... No, forse il colore non conta perché... Quindi scudo e lancia devono stare all'indietro. Ma la lancia non ce l'ha nessuno di questi. Vediamo un po' che succede. Devono... Lo scudo. Potremmo essere quasi, ma... Le icone non mi sconfifferano, perché... Cioè, quello... Il terzo è illeggibile. No, i quadri non sono interagibili. Ci ho provato subito. Mi sembra di capire che... Magari non è una spada, magari... Questa, magari al posto della lancia è l'alabarda. Quindi però l'alabarda deve stare dietro. Se è quello che sembra, se sono... Cioè, potrebbe... Ok. In teoria adesso abbiamo la lancia e l'ascia e la presunta spada avanti. Però sta cosa mi puzza da morire. Io ci provo. Rischiamo di farci molto male. Ah, stronzi, 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 stronzi! Attenta! Ok. Ok. Andiamo a curarci un secondo e provo a ragionarmela questa cosa qua. Perché devo capire un po'. Allora, bisogna ragionare un secondo anche di design. Essendo un gioco ben fatto, essendo qualcosa di costruito ad arte, devo cominciare a pensare che l'acquarello che ha distrutto le texture avrebbe avuto un puzzle poligonale fosse stato legato così tanto a quei quadri, come lo era per esempio con le armature, con il sim,
con la rientranza della chiave, perché anche la chiave fake potevi metterla in 2D, capite cosa voglio dire? Potevano fare un cambio di sprite, non l'hanno fatto, quindi presumo che a questo punto debba stare attento al testo. Nessuno deve usare e disturbare il mio sonno. Quindi è uno di quei vecchi puzzle. È uno di quei vecchi puzzle che si lega al nessuno deve disturbare il mio sonno, tutte le statue devono stare a riposo. Vediamo, ci provo. Si sperimenta. Se vuoi un suggerimento puoi comprarlo. Allora. Ho sbagliato. Ma minchia, sono bravo ad orientarmi comunque. Alla faccia della famosa mappa 3D. Devo un attimino tornarci dentro con la testa. Però è interessante a volte anche capire il puzzle perché fa parte del gioco che probabilmente questi bastardi costruttori di sta magione di merda hanno pensato di fare. Scusate la volgarità, ma mi chiedo questi per andare in bagno che facevano? Dammi la chiave armatura, papà! Sicuro? Supera questa prova mortale. Allora. È perché è una mappa 2D. Allora. Ok, quindi ora dobbiamo capire, mentre queste armature si dimenano tutte, cosa fa cosa. Questa in basso a destra fa rientrare quella. E questa magari fa rientrare quella in basso a sinistra, ed è un puzzle per idioti. Ah, ok, no, non lo è. Ok. Beh, se la cosa è specchiata dovrei aver finito. Allora, quella in basso a destra, in destra, sposta quella in alto a sinistra. Quella in basso a sinistra, sposta quella in alto a sinistra. No. Se io sposto questa, mi ributta dentro quella in alto a sinistra, dovrebbe essere. Quindi non fanno come... Non è codice binario 01. Perché scusate, vedete, se io faccio questo, quella in alto a sinistra si chiude. Però giustamente non si resettano, quindi... Fatto. Esatto. Ok. Non fategli... Non fare lo stronzo. Ah, doveva solo dormire. Ok. Una scatola misteriosa. Ti pareva che fosse una scatola sensata? C'è l'immagine del sole e della luna. La targa dice la luce del sole mi sveglierà. Non ho quelle gemme io. Il modo c'è. Luce niente. Il modo. Sembra che tu abbia fallito. Ma è un puzzle. No, mi serviranno delle gemme da incastonare. Di no. Mi sa che la scatola si può risolvere da sola, perché se io premo questo, no? E poi infatti, e poi questo contiene una maschera. Maschera mortuaria. Senza occhi, naso e bocca. Senza allineamenti. Ok. Questo però è un extra. Nell'originale non c'era, no? Ok. Fin qui ci siamo. Allora.
La stiamo aprendo come il mastro di chiavi questa villa. Ora andrò da Wesker, gli sussurrerò. Moda, 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 moda. Wesker. Richard! What happened? Merda. You're wounded! This whole place is a killing zone. L'abbiamo capito, sì. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. No, ma che, per quale ragione dovresti tornare indietro, Jill? Prima dà un'occhiata. Se me la segna così. Potrebbe essere. È vero! Mi erano morti tutti durante la mia prima run. È a tempo! È a tempo! Ok. Villa 1F. E. Ok. Ok, vediamo che si può fare. Ok. Moriranno anche questa volta. Sì. Ok. No, gli zombie di Resident Evil non sono quelli che con un morso li trasformano. Assolutamente no. No, non c'è un'infezione. Il virus non è trasmissibile in questo modo. Non ho tempo. Avrei dovuto schivarlo in maniera super figa. No! Non dite che Richard è morto! Non fatemi questo! Potrebbe essere la prima volta che riesco a salvare qualcuno. Ok, spero di avere la chiave perché c'è una bella porta rossa lì. È già morto. Oh no. Se ti mordono, se ti trasformano. Siete sicuri? Io ricordo il tizio di. Ah, è vero! No, è vero, è vero. C'è il poliziotto di Resident Evil. Non rompere, non rompere, ho da fare. Che cazzo di schifo. Qua non ci sono mai stato. Sto facendo delle cose terribili. Oh no, vetri, vetri, vetri. Vetri spaventosi. La porta è quella! La porta l'avevo già superata! Che ansia, però. Io non ce la faccio a fare queste cose senza sapere bene la mappa. Io mi impappino di paura. Dov'è? È qui. Prendo il siero. Corri, corri! Non mi prenderete mai viva! No, levati! Levati, levati, cazzo! Non è niente, è solo un morso che mi trasforma in una. Ti prego, apriti, ti prego, apriti, ti prego, apriti! Ok. Sto facendo uno shortcut. Quello è uno di quelli che corrono. Sì. Sto bene, sto bene, sto a una favola. Sto bene. Non sono terrorizzato come se non ci fosse un domani. Suca. Questa cosa l'avevo completamente rimossa. Completamente rimossa. Delle cose a tempo. Ero pronto a una serata calma, horror, tecnica, puzzle, chiavi, zombie. E invece mi sono beccato. Ah, ok. Ora mi. A malapena ricordo dov'è.
Non ho tempo per curarmi, solo i perdenti si curano. Però in realtà tutto questo, effettivamente, come dice questo ragazzo, accresce la tensione e rischia anche di farti un po' perdere, il che acuisce il casino. Ok, ci siamo, ci siamo. Richard? Richard? Sei qua dentro? Io pregate il Signore che sia qui dentro Richard, perché se non è qui dentro mi sono perso. Here, Richard, I'm gonna give you a shot. È già Hang in morto? there. È un cadavere? Jill, here's my radio. Take it. I'm. Does it ever not hurt? No, è vero, i morsi trasformano e come? I'm okay. The others. E in teoria allora di gameplay dovresti ricevere danni in base a quanto tempo passa senza curarti. Allora. Perfetto. I'm ok. Però, dicevo, diamo un'occhiata all'esplorazione perché... Ok. Bene. No, il fatto che sia un gioco del 2002 non ha nessuna giustificazione per il doppiaggio di merda. Nel 2002 era uscito Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2. Final Fantasy X non ha esattamente un doppiaggio sublime, per carità del cielo, eh. Però, cioè, non è che soltanto perché passa il tempo i giochi devono... Quelli, cioè, sarebbe come dire, ah, non giudicate male il doppiaggio di The Last of Us. Era il 2003, era il 2013, tra 10 anni. No. Suka! Ah, che poi non ho mai capito, mai compreso, mai condiviso. Cioè, è divertente, lo capisco che fa ridere, è un meme perfetto, ma la risata di Tidus, quella famosa, non è niente di male. Cioè, lui sta facendo finta ed è un calciatore, cioè, che abbia quel momento, è giusto che sia ridicolo, e lui sta cercando di fare una dolcezza, non... è una risata finta, tra l'altro fatta per essere cazzone, lui voleva essere cazzone, per aiutarla a sorridere. Comunque. Wow! Ah, bene. Perfetto, dammi il tempo di guardare un po' che c'è qua, eh. È troppo buio per vedere. Odio la mia esistenza. È troppo buio per vedere e io non ho l'accendino. Magari c'è l'interruttore. Posso più spingere la porta? No, ok. Eh sì, ci sono le candele, sì. Ok. Tocca andare a prenderci il nostro caro vecchio accendino. Ciao, tizio incognito. Noi adesso dobbiamo fare un po' di cose. La prima è toglierci dalle scatole senza rimetterla. No, no, tanto le maschere penso che finché non le abbiamo tutte non servano. Grazie, Fillo. Si combatte. Allora.
Sti cosi. Quest'area della casa ci vado troppo spesso. Allora. Quindi abbiamo. Questa la tengo perché non si sa mai. Fiaschetta. Accendino. Bruciamo i bastardi qua fuori. Perché ci torneremo spesso se questi si rialzano incazzati come delle bestie evolute. Non è il caso. Allora. Vediamo un po'. Li combino. Uso il cherosene. Ok. Perfetto. Ok. Quindi questa l'abbiamo risolta. Almeno. Vedete, questo ritmo di gioco è che sia spezzato da... scusate. Ok. È molto, molto piacevole. Allora. Ah, puoi bruciare entrambi gli zombie se sono morti nello stesso luogo. Quindi non sono... Non è un oggetto che ha un effetto sull'altro oggetto dell'engine, no? È proprio un effetto ad aria, figo. Allora, andiamo ad accendere le candele. Ok. Oh! Perfetto. Dai! I comandi quando cambiano inquadratura e si resettano a causa del fatto che non è programmato come Resident Evil 2. Vai, vai, eroe. Stai una favola. Grazie, Hux. Benvenuto. Vediamo un po'. Mi avete detto che sulle scale non mordono, ma vomitano e basta. Mamma mia, che tattica, ragazzi. Ottimo consiglio, saprò farne uso. No. Risolto? Grazie. Due zombie. Non è il caso. Sta fermo lì un secondo. Cercando di fare un giro un secondo. Molto rossa questa schermata. Allora. Ho bisogno di tempo per pensare. No, ehi, come hai fatto? Maledetto! Con quale aggancio a distanza? Quanto dannatamente ci hai messo a morire. Allora. Ah, oh, cazzo. Era meglio prendere un morso in più.
sperando che non ci sia altro, mi ricordo a memoria dove stanno i colpi del fucile. Nel giardino del cimitero e in questa stanza. Ok. Eh sì, con un foglio di carta sarebbe perfetto prendersi appunti. Non ci ho pensato. Non ci ho riflettuto. Però sarebbe divertente, potrei farvelo vedere in live. Si potrebbero fare parecchie cose simpatiche con questo. Allora. No, la stanza non l'ho completata proprio per ovvie ragioni. Ossia che... ci sono quei proiettili del fucile. Ragazzi, stiamo all'inizio di Resident Evil. Come prete, cioè, è la seconda serata che facciamo in semi-blind. Non stiamo facendo una speedrun. È normale che non siamo alla fine. Che discussioni state facendo? Allora. Minchia, se eravamo a metà gioco alla fine, era da ammazzarli. Però contemporaneamente no, non credo che stiamo al 5%. Secondo me qua siete... Mi dispiace ragazzi, state facendo percentuali sbagliate. Siamo ben oltre il 5%. Andiamo a depositare un po' di roba. Purtroppo l'inventario limitato in run come questa ha dei limiti e io preferisco entrare in zone nuove. Piuttosto torniamo là e andiamo a prendere ciò che ci serve quando siamo in una stanza che evidentemente ha bisogno di questo. Allora. Perfetto. Vedete che poi mano a mano che si fa backtracking, quello che accade è che non avrò più bisogno di aprire la mappa. Eh sì, no, il remake ha espanso parecchio l'avventura in realtà. Ma è un bene, è figo. Ok. Siamo già molto più liberi del dovuto, in realtà sono sicuro che molto presto dovremo tornare, perché so che... credo di ricordarmi a cosa serve lo spartito. Bisogna darlo alla fanciulla per aprire una porta segreta, presumo. Questo invece non lo ricordo già e siamo già persi. C'è qualche modo per accelerare il processo per arrivare al balcone? No, non c'è. No, ho sbagliato. Sì, che le chiavi prendano un intero slot è tremendo, però fa parte del gioco. Forse allora, ad alcuni di voi, forse i più giovani di voi, penso che chiunque abbia anche vagamente la mia età possa essere perfettamente consapevole che un inventario limitato come questo, tra l'altro in un titolo che ha la sua età, serve per valorizzare la memoria dei veterani. Cioè la cosa più bella da fare in un titolo come questo non è certamente essere bravo a schivare gli zombie, è letteralmente unire la propria esperienza alla competenza tecnica di controller, di essere veloce con il menu e sapere esattamente come risolvere il puzzle del gioco, perché il gioco è un enorme puzzle game fondamentalmente, sapendo esattamente quali sono i minori passaggi possibili per raggiungere il finale, in una speedrun fondamentalmente, che si può fare anche senza essere velocissimi, proprio come mentalità. Qui invece io sono praticamente in blind. Non completamente, però infatti sono coinvolto in maniera diversa. Perché se lo gioco con voi, in tempo recente, non anni fa, lo memorizzerò per sempre. Le farfalle sono bellissime, sono falene, non farfalle, però.
È uno della Stars. Sì. Ok. Forrest ci ha lasciato la pelle. Sembra che sia morto da un bel po' di tempo. Io non ho il coltello, però effettivamente un colpino glielo darò perché è verde. Ok. Lo sapevo. Giro ultra istinto. Abbiamo uno dei pugnali che poi è un tagliacarte, santo cielo. Ah, quindi questa zona era solo per... Allora, facciamo una cosa, togliamoci il pensiero. Cerchiamo di fare quello che in gergo è pulire le stanze. Jill, apri le porte però. Ok. Io consiglio sempre di giocare entrambi. Se non avete particolare fretta o bisogno, per me è sempre molto importante giocare l'originale di un film. Vedere l'originale di un film e giocare l'originale di un videogioco. Quindi giocarvi l'originale Resident Evil 1 per me è un must. Per me è un must. Alla fine di questa esperienza, dopo che abbiamo finito la saga, quelli che mancano, sia di remaster che di remake, no, remaster non servono, di remaster, avrò sicuramente cura di farli, di coprirli. Sempre. È una fondamentale regola del vivere un videogioco, secondo me. Perché è importante anche avere la cultura della sua produzione originale. Altrimenti è solo una parziale forma di fruizione. Però non dovete sentirvi in colpa nel caso della preferiata, perché questo remake è oggettivamente superiore all'originale. Cioè non è uno di quei remake che magari cambia delle cose, eccetera. Però, per esempio, io non ricordavo questo remake e già mancano alcune scene che nel vanilla, chiamiamolo così, c'erano proprio scene diverse, trappole diverse, e questo è strano. Non so perché l'hanno fatto. La casa è comunque strana forte, eh? Quindi ma che vuol dire? Secondo me le generazioni odierne non potrebbero giocarlo. Scusa, ho letto non dovrebbero giocare. Dicevo, ma che vuol dire? Solo perché è più lento e mnemonico. Vabbè, non potrebbero. Ma non è che sono scimmie le generazioni odierne. Cioè, come io posso giocare a Galaga, penso che queste persone possano tranquillamente giocare a Resident Evil. Cioè, se c'è una cosa che a me intriga da morire provare, è Adventure, per esempio. Io non ho mai giocato Adventure. È una voglia matta.
di giocare Adventure. Devo provare Adventure. Allora. Ok. Allora, vediamo un po' quelle porte rosse. Non lo so, per uno che non l'ha mai giocato, non potete consigliarmi bene, cioè non potete fidarvi troppo con me, perché io direi che chi non l'ha giocato dovrebbe giocare Chris, in quanto è molto meglio. Io sono divertito, coinvolto e pregno di quelle emozioni che mi dà un'esperienza condivisa. Però Chris, quando lo giocai la prima volta, mi fece sentire molto più in pericolo. Bellissimo lo specchio. Ah, è morto! Mi ero cagato addosso! Ok. Ero sinceramente preoccupato. Beh, spero che sia morto, altrimenti è una granata sprecata. Fregato! Merda. Questa me l'ero dimenticata. Ok, scendiamo. Questa è la zona che abbiamo fatto di corsa prima. Conviene viverla con più calma. Allora, là c'era solo il siero. Ciao, Mertone. Questa zona la vedo proprio rotta con i corvi, ma quello è un altro capitolo. Oh, Grimaldello. Ok. Jill e Chris hanno tre differenze. La prima è il Grimaldello, che Chris non ha. La seconda è Barry, che ti aiuta, mentre Chris suga perché è un omone, alfa. E presumo Barry pensi questo. E la terza, credo abbia più slot. Come ho fatto a prendere la batteria? C'è il fucile qua. Io ho preso una batteria senza che mi occupasse uno slot per il taser. Quale taser? Ah, esiste il taser! È un oggetto tattico. Ok. Sì, ma io vorrei un'altra cassa, onestamente. Vediamo un po'. Oh yeah! Ha meno salute, ok, Gila ha meno salute. Taser. Tizer. Che cosa state dicendo? Mi state correggendo una pronuncia o state facendo i cazzoni? Vanno bene entrambe le cose. Ah, la cassa è nella stanza del siero, non ci avevo fatto caso. Dove cazzo siamo? Devo uscire, ho sbagliato. Statue strane che girano, trappole, veleni, frecce, armi contundenti, lance, zombie. Lasciamo perdere, gradirei soltanto un momento di respiro. Oh no, mi sono incastrato. Stiamo facendo il giro. Dai, posso aprire dall'altro lato, no? Ah, succa.
Ah, c'è scritto anche scatola, perfetto, ok. Sento dei suoni che mi rendono molto poco felice. Provo veramente poca gioia per quello che sto sentendo in quella porta tremolante. Che paura. No, coltello, coltello! Yeah! Che non lo sapevo. State calmi, fatemi fare loot. Non loot, management. Loot management. Inventory management. Ok. Vabbè, con questa musica rilassante va tutto bene. Allora, tu vai perché purtroppo ho priorità. Tu vai perché sei overkill. Tu stai bene dove stai. E andiamo. Questi quadri sarebbe bellissimo poterli osservare. È rotto e non spara. Forse può essere usato in un altro modo. Ma ricordo. Va utilizzato alla Indiana Jones. Ok, è arrivato il momento di salvare. Siamo vicini. Se questa stanza è verde, sono pronto. Questa stanza non è verde. Nastro nel cassetto. Nice. Ok. Perfect. Se qualcuno mi chiede cosa vuol dire usato all'Indiana Jones, vuol dire che non ha mai visto Indiana Jones ed è gravissimo. Sì, lo spirito dell'arcade avrà extra. Ok. Questi non servono più. Sto a fare un sacco di casino. Serve un certo ordine qui. Così. Questo ce lo teniamo perché ce ne sento una puzza di trappola infinita. Non mi ricordo dov'è, semplicemente questo. E basta. Ragazzi, Indiana Jones. Anche chi non ha mai visto nulla del personaggio sa delle scene leggendarie dell'Arca Perduta. Quando si vanno a sostituire i pesi su delle vecchie trappole antiche per proteggere artefatti speciali, quali appunto scambiando un oggetto dello stesso peso si cerca di inibire la trappola mortale, no? Qua è verde, interessante. Cazzo, c'è un rastrello, è l'arma definitiva. I zombie sono putrefatti. Questi della Stars sono dei cani. Hai un rastrello di ferro. Questi hanno
carne marcia e la forza di uno zombie. Lo tieni distante, lo fai a pezzi perché la carne è marcita. Fine di Resident Evil. Hai un rastrello, prendi il rastrello. Basta, Ho un ricordo di questa stanza. Non può essere uccisa. È un enigma questa pianta, vero? Mi ricordo. Ho memoria del fatto che non sia un vero mostro. Devi o bruciarla o ucciderla. È l'erbicida, vero? Sì. Mi ricordo. C'è un'iscrizione. Una tigre sfolgorante di luce blu e già... Ah! La blu ce l'abbiamo. Non è detto che il rastrello possa fare qualcosa. Sono zombie, ma la loro forza fisica è anche mostruosamente superiore a quella degli umani. Quando mai dimostrano una forza superiore a quella degli umani? Sono genuinamente curioso perché mi sembra che siano merde complete gli zombie. Sono deboli. Non sono più forti degli umani. Non dimostrano minimamente di essere più forti degli umani. Salvo che siano fatti mutare ulteriormente col virus G. Cioè, lo zombie in teoria... Cioè, cazzo, Jill non è esattamente un physique du rôle, no? Eppure si divincola dai loro morsi senza problemi. Se fossero più forti di un essere umano di molto, al primo morso saresti morto. Ti strapperebbero la gola. Comunque. Sì, ma i Tyrant non sono zombie. I Tyrant sono bestie, cioè. Forse... Sapete che secondo me voi sottovalutate moltissimo la forza che ha un uomo adulto con un morso? Cioè voi pensate veramente che un uomo adulto, senza scrupoli, che non ha paura di schifo o di uccidere, non possa staccare un pezzo di carne dal collo con un morso? Sottovalutate l'essere umano. Può farlo e come? L'essere umano morde, se morde veramente, morde. Allora, ok. Ok. I zombie in teoria al primo morso dovrebbero perdere tutti i denti, è ovvio. Non mentire. Ah. Brava. Oh! Ah, un piccolo premio. Scusate. Ok. Grazie. Ok, qui. Allora, ci troviamo. Tanto il gioco bara, quindi.
fa finta di niente. Diario del custode. 9 maggio 98. Stasera ho giocato a poker con Scott e Alias della sicurezza e Steve di ricerca. Steve ha vinto alla grande, ma credo che abbia barato. Bastardo. 10 maggio. Uno dei pezzi grossi mi ha incaricato di prendermi cura di una nuova creatura. Sembra un gorilla scorticato. Le istruzioni sulla sua nutrizione richiedevano di dargli animali vivi. Quando gli ho gettato un maiale, la creatura sembrava giocarci. Prima di iniziare a mangiarlo, gli ha strappato le zampe e strappato le viscere. Bene, 11 maggio. Stamattina Scott mi ha svegliato verso le 5. Mi ha fatto prendere un colpo. Indossava una tuta protettiva e me ne ha consegnata un'altra ordinandomi di indossarla. Ha detto che c'è stato un incidente nel laboratorio sotterraneo. Lo sapevo che qualcosa del genere sarebbe successo. Quei bastardi di ricerca non dormono mai, nemmeno nei giorni di vacanza. 12. È da ieri che indosso questa dannata tuta. Mi sento sporco e mi prude dappertutto. Devo sempre premere un pulsante a un computer ogni 108 minuti. Quei maledetti cani mi guardano con una strana espressione. Così ho deciso di non dar loro da mangiare oggi. Che vadano al diavolo. Pessima, pessima scelta, Scott. No, non è Scott. Sono andato in infermeria perché la schiena è ancora gonfia e mi prude. Mi hanno applicato una larga fasciatura e mi hanno detto che non devo più indossare la tuta. Aia. La vedo brutta per il nostro protagonista. Stamattina avevo un'altra grossa pustola sul piede. Ho dovuto trascinarmi fino al recinto dei cani. Erano stati tranquilli tutto il giorno, cosa molto insolita. Poi mi sono accorto che alcuni erano scappati. Forse si sono vendicati per il fatto che non ho dato loro da mangiare per 3 giorni. Se qualcuno se ne accorge, sono in guai davvero seri. 16 maggio. Giravoce che stanotte è stato ucciso un ricercatore che cercava di fuggire. Sento caldo e prurito dappertutto. E ora sudo in continuazione. Mi sono grattato un gonfiore sul braccio e si è staccato un intero pezzo di carne purulenta. Cosa diavolo mi sta succedendo? Non ho più la febbre, ma il prurito rimane. Oggi ho fame e ho mangiato il cibo dei cani. No, bastarda! Perché il taser non ce l'ho? Ah, di che colore è sto posto? È rosso! Oh no! Non mi prenderete mai! Suka! Ah, state scoppiettando, eh? Allora, perché non l'ha fatto subito? Ero perplesso proprio perché non l'aveva taserato. Stavo cercando di capire se uscire e andare a prendere un'arma più forte. Ah, beh, lo spreco. Ti prego, non essere verde. Ti odio, Scott. No, lui non era Scott. Non entreremo mai più qui. Benvenuti a tutti, ragazzi, grazie. Ah, non funziona se ti prendono di spalle. Touché. Ha perfettamente senso. Non così tanto, in realtà. Perché poteva tranquillamente reagire. Non gli è interessato più di tanto. Perché è rosso questo corridoio? Questo corridoio è rossissimo. No, non sono candele, è solo un candelabro. Pugnale vicino alla porta. Ah. Pugnale vicino alla stanza della tigre. Ok, allora accetto volentieri il consiglio, ci togliamo il pensiero. Allora.
scusi a qualche momento per discutere della nostra corporation? Ho sbagliato. Ma i giochi di luce in Resident Evil 1 sono magnifici. Ok. Ci siamo. Alla tigre manca un occhio, mentre di là c'è la pianta, quindi qua abbiamo assolutamente finito tutto. Perfetto. Questa casa non vedrà la luce del sole dell'alba senza le porte tutte verdi. Quindi la chiave elmo non ce l'abbiamo. Macchina da scrivere. Cosa abbiamo qui? Ah, qui abbiamo... È vero, c'è l'orologio. Siamo tornati a una stanza che avevamo dimenticato quasi. È ancora presto però, perché qua... Ah, ancora non possiamo fare niente, allora. Ora... Andiamo. Ah, casa dolce casa. Siamo tornati al principio. Chissà dov'è Wesker. Sarà solo e spaventato. Elmo. Quindi l'elmo sono le due porte. Cioè queste per ora me le ricordo. Mentre andiamo qui dentro. Ora ci facciamo un bel check-up. Oh no. Mi ricordo di questo corridoio orribile. Mi ha sempre fatto morire. Mi ricordo di te. Perfetto. Niente cani? Ricordo male? Solo nell'originale? No, no, arriverà, arriverà. Arriveranno. Minchia che treno comunque, Jill. Chris proprio schiaffi in faccia. Poi ovviamente... Bastava prenderle a pugni le porte e cascavano, però. Qua c'è l'erbicida? Affanco. Sì, però, ho capito che sei old school, ma permettimi di sfogare... Qui c'è... Una quantità di piante fuori luogo. Le teniamo qui, eh? No, no. Strano che ci sia così poco pericolo concreto, però. Ok, qui abbiamo fatto una cosa interessante. Quella pianta ai minuti contati. Bellissime queste cose, mettono un'ansia pazzesca in 3D.
Io non ci infilerei la mano. Potrei morire lì. Ma infilarci la mano. Come hai fatto a togliere il tappo? Ah, santo cielo, orrore. Taser, vai, Taser. Schiacciagli la testa, schiacciagli la testa. Beh, tu non hai aiutato. Cioè, cos'è questa? Una stanza trappola? Sì, una stanza stronza. Il bagno. Taser. Sì, no, pronuncia taser. Mi ricordo di questa stanza. Questa è la stanza trappola. Una stanza orribile in cui se si prende il fucile e non lo si sostituisce, si viene schiacciati. Vi faccio vedere. Perché credo che si possa tranquillamente salvarsi e riuscire. Però non mi ricordo. Penso si possa, sì. Sì, si può. Ah, ti salva Barry? È vero, ti salta Barry. Ti salva Barry, è vero. È vero. Ok, allora vediamo un po'. Questo lo mettiamo qui. La stanza diventa verde. Ah, è fatta. Sì, Chris è proprio Chris è stronzo. Chris è un rivale d'amore, quindi Barry fa di tutto per cercare di ucciderlo. Perfetto, abbiamo fatto il giro dei maestri in semi-blind run, sono contento. Adoro ripulire le mappe. Poi in realtà Silent Hill in questo per me è mille anni luce avanti. Le mappe di Silent Hill sono una roba. Silent Hill è molto più realistico. Silent Hill ti mette proprio l'angoscia di vivere qualcosa di reale nella sua terribile assurdità. Per quel che vale, non ci sta correndo dietro nessuno. Allora. Ora la nostra priorità è la pianta. Solo che non mi ricordo se... Non mi ricordo se la sostanza...
Se la porta si rompe, preferisco avere spazio. Ok. Ok. Vedete, si parlava di ragionamento puzzle. Perché sicuramente questa porta ha un numero finito di utilizzi. Che ansia. Il titolo dice: porta la luce della verità ai tre spiriti. La vetrata di un prode che indossa un braccialetto. Risplende una luce gialla. È resistito un pro... Resistono ai proiettili questi affari. Sono dei Gundam. Scusate, ora mi chiamano al codec. Sono un mostro. Lisa, protetta dai tre spiriti. Ok. Ok. Fine by me. Sto pensando a quando chiudere la serata. Vorrei fare ancora qualcosina. No, non l'ho risolto a caso, Che me l'aspettavo un po' più complesso. Pensavo che si dovesse fare la somma dei colori per raggiungere il bianco, giocare con la... Ah! Maledetta! Emblema della famiglia Spencer. L'emblema della famiglia Spencer. Il leone. Dai, che qua posso mettere la sostanza chimica. Per un giocatore di Dark Souls, fare i roll camminando è routine.
capolinea, eh? Il profanatore della tomba maledetta. Ok. Non sarebbe male riuscire a, come ultima azione di stasera, uccidere la pianta. Secondo me si può fare. Dobbiamo solo capire. Guardate, siamo messi molto bene. La villa è praticamente sotto controllo. Ah, mannaggia me! No, odio sprecare gli oggetti e... Guarda, guarda! Hai rovinato tutto. No, niente. Tanto in realtà questa difficoltà i proiettili sono abbastanza. Dove sei? Ehi! Ehi! In realtà in questo Resident Evil 2 è più gestibile, perché schivare gli zombie è molto più semplice. Vai, stronzo! Questi diventeranno tutti Crimson infami. Mi mangeranno vivo. In realtà qua bisogna assolutamente stare attenti a quanti zombie stiamo uccidendo, perché ce ne pentiremo, ma veramente tanto. Ok. Allora, non posso finire a mezzanotte, perché sarebbe un piacere per me, ragazzi. Per me sarebbe è un dono. Cioè, giocare insieme è solo bello. È solo veramente genuinamente stupenda. Ecco, già qua si può fare. Però devo continuare a lavorare dopo, devo registrare. Fregato. No, non l'ho fregato. Hanno il tracking. Belli, bro. Sono proprio fuori. Ok. Proviamoci di nuovo. Vieni. Vieni. Ah, fregato. Ok, con il coltello in realtà è più semplice incastrarli in un loop. Vediamo un po', quando sono davanti usa il D-pad e dei colpetti indietro. Oh. Vabbè, finché la mossa è questa è facile. Vediamo un po'. Esatto, devo registrare il GDR, altrimenti non sarei nei ritmi che ritengo giusti per tutti. Ah, siete arrivati, eh? Ringhia, ringhia! Ringhia, ringhia! Che la cagna ha fatto gli gnocchi. Allora... Nulla, la mia pregunta è se posso portare l'erbicida direttamente laggiù. Può essere. Però ho questa lontana memoria. Questa porta centrale immagino che... Perché? Ah, ma perché questa roba è tipo Ah no, la porta centrale qua. Eh sì, è quella sotto, quella che si apre con l'emblema finale che apre poi la... Wow. Allora. Leone. Pianta. Proviamo ad andare al piano di sopra. Andiamo al piano di sopra. Siamo in procinto di trovare uno status quo alla casa che ci permetta di dire che praticamente si passa al prossimo step proprio del capitolo. Perché allora, quella stanza laggiù, io non mi ricordo cosa abbiamo tralasciato. Forse era una stupidaggine, ma preferisco per ora risolvere il quesito. Ok, vediamo un po'. Riusciamo a liberarci di qualche chiave, perché le porte chiuse o presunte chiuse sono veramente poche ormai. Ci siamo.
Ok, passo 1. È chiusa a chiave dall'altro lato, quindi si aprirà solo con l'ascensore. Quella là è una chiave che si apre con l'elmo, vero? Non facciamoci fregare. Non torniamo vittima di backtracking già vissuto. Saliamo le scale e diamo un'occhiata alla porta al terzo piano. Chiudiamo i nodi ancora sciolti. Che ansia, mamma mia. Elmo, anche questa? La porta alla chiave dell'elmo ci risolverà parecchi problemi, invero. Elmo, perfetto. Quindi abbiamo questa, quella là e elmo. Quella chiusa dall'altra parte. Quella ci manca. Ok, ci manca anche quella dall'altra parte, perfetto. Andiamo a est. Quell'altra qui vicino mi sembra elmo. Ma adesso facciamo un bel check, perché appena puliamo il dubbio, poi c'è quella l'abbiamo provata ad aprire. Quella è elmo, quella lì accanto sono abbastanza sicuro che sia. Ma scusate un secondo. Non ho memoria di quella porta. Potrebbe essere quella che al primo video era spada e non ci siamo mai tornati, ed sono due serate che dico, ah, quella è la prima, era, è sempre stata la prima che volevo aprire, perché è la prima che mi fece capire bene il meccanismo degli emblemi. Però mi sa che non l'abbiamo mai aperta. Beh, in Resident Evil qui non basta. Cioè, tu qua devi tecnicamente. Se tu non puoi uscire allo scoperto, devi scoprire qualcosa di più concreto. Perché fuori ci sono un sacco di bestie di notte e non sopravvivereste. Ah! Però non è spada. Figata? Ma non è spada. Allora. Corda dall'aria costosa. Questa mi sa che resterà rossa perché il piano nasconde un segreto. Vediamo se possiamo. Allora, so cosa fare per chiudere la serata, perché è esattamente ciò che voglio liberare dalla mia mente come loose ends, come cose lasciate in sospeso. Andiamo al piano superiore, andiamo a destra, a est, controlliamo le porte rosse, combiniamo lo spartito con la musica e suoniamo il piano, cosa che ovviamente mi auguro Jill sappia fare. Ok, ci siamo. Perfetto.
Consuma i tre cordoni ombelicali. Vabbè, adesso voglio soltanto essere preciso e non farvi perdere tempo, perché ovviamente la live poi rischia di superare gli orari che secondo me sono freschi, compresa anche la mia chance di freschezza, perché voglio essere sempre quanto più concentrato possibile dinanzi a un'esperienza come questa, anche per poi non finire che me le ricordo di nuovo, che me le dimentichi di nuovo tra qualche anno. E io mi ricordavo infatti che c'era Becca, o Rebecca, adesso non mi ricordo come si chiama, con Chris. Invece infatti sono rimasto quasi colpito perché stavo per fare: ah, avete visto, è arrivata Rebecca! E invece niente. Non è arrivato nessuno, ci sono rimasto male, perché io non avevo nessuna esperienza con la WAPA. A proposito, dovrei bere un po'. Però next time. Dai che stiamo per chiudere qualche dubbio cruciale. Il primo è subito qui. Ah no, questa me la ricordo, sono le scale. Non mi ero ricordato del buon povero ragazzone, quindi quella no, è già è ancora chiusa, mentre quell'altra abbiamo un ultimo controllo. Ok. Là c'è l'insetto schifoso, vero? Perché io non posso più separare l'insetto dall'amo, quindi non posso usare l'amo per prendere altri insetti e cambiarne la posizione. Perché sono in... sono in 3D sti affari. Sì, sono modelli. Non tutti, però. Mi sa che lo scarabeo non è 3D. Neanche le coccinelle, neanche le farfalle. Forse no, forse no. Forse mi sto sto texture. Però sono texture con profondità. A parte il fatto che Dragonfly. Ah, ma sta cosa? Lo so, Dragonfly è libellula, lo so benissimo. Infatti... No, perché... È uno strano enigma, perché mi hanno fatto prendere... Però c'è Dragonfly anche lì. C'è... Mi servirebbero due libellule. Non posso, non può funzionare. Sì, però io forse adesso qua posso... Vari tipi di ami, vari tipi di insetti. Devo andare a recuperare la... Credo di aver capito che è un enigma... ambientale, distanza. Non ho la libertà, non posso sostituire i pezzi. Non posso sostituire i pezzi, non posso fare niente. Grazie, Salmo. È questo che è frustrante, perché è un enigma nel quale ovviamente tu non hai la libertà di un essere umano. È come un'avventura grafica, devi capire la giusta combinazione di azioni che ti portano al risultato di vittoria. Allora... No, ma infatti, secondo me, leggere è inutile, perché è esattamente come la stanza delle quattro statue. Ok, ci manca solo l'elmo. È fatta.
è fatta. E c'è una porta scudo che è quella delle scale. Ok. Ok. Detto ciò, andiamo a combinare le cose. Sì, sto pensando di fare... di combinarle, ma... come funziona nel mondo reale una cosa del genere? Cos'è una... per costruire una libellula finta? E poi come funziona? Col peso? Se c'è un laser che ti guarda la forma e dice questa combinazione di insetti sembra quasi quello che volevo io. Cioè, che enigma è? Chi ha messo quella roba in casa sua? Non... cioè, non... mi manca il processo logico per il quale questa cosa dovrebbe funzionare. Appunto. Che è sta cafonata? Non ho capito niente di quello che è successo. In una gli insetti, nell'altra le esche. Sì, ma gli altri enigmi hanno sempre avuto un senso. Questo è stupido. Francamente è stupido. Qualunque meccanismo io posso immaginarlo. Cioè, me lo immagino, è fico, la magione dei cazzoni, dei antichi... ricconi che hanno fatto una cosa strana, stramba. Però questo è solo stupido. Non nasconde niente di geniale. Ok. Thank you.
Non vuol dire niente che è un enigma secondario. Anche Sans è secondario in Undertale. Mica una merda. Però vabbè, no, sto esagerando. È semplicemente strano perché è un'idea simpatica ma mal realizzata, secondo me. Grazie ragazzi. Ma poi l'ape che è viva. Che porcheria, cioè. Molto Japan, però. No, maledetto! Ti ho schivato fino ad ora, mi hai rovinato. Mo' cadi, vero? Che miseria, che treno. Ovviamente io so che posso sprecare proiettili come se non ci fosse un domani, però. Prima o poi sarebbe successo, sì, è vero. Vediamo se riesco a capire. Tipo, fammi uno scattino, fammi uno scattino. Vai, gira, gira, gira. Ti fre. Ah, ok. Non abbiamo molta mobility per fare queste cose in Resident Evil 1, però. Però si può comunque fare. Certo, Cletson, che aveva un senso tutto. Il corridoio che stringe e crea una trappola mortale aveva senso? Un meccanismo idraulico, quello che vuoi. Il fischietto per chiamare un cane? È un cane con un collare, sta fuori, lo chiami. Cioè, non è una questione che. È Resident Evil, è tutto trash horror, però deve avere una base di coerenza interna. L'ape è morta ma viva dentro una teca di vetro rotta che la sostituisci nel posto giusto e si sveglia solo se la metti e premi un pulsante sotto che però non fa null'altro che. È una cagata, cioè non funziona. Non è niente di importante, è una minuzia, però non la giustificherei più di tanto. Allora. Sì, ma perché dovrei suonare? Per sfogarsi, no? Questa cosa è molto carina invece, no? Che ti metti a suonare per scaricare la tensione. Nell'inventario usato fingeva una morte apparente. Jill non è neanche stupita. Ah, vabbè. Ovvio, no? No! No, 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 no. Diario di Trevor. Sono passati 11 giorni dal mio arrivo in questa tenuta. Come ho fatto a finire così? 67? Un uomo in camice da laboratorio mi ha portato un misero pasto dicendomi: mi dispiace che venga sottoposto tutto questo, ma è per ragioni di sicurezza. In quel momento ho capito. Ora mi è tutto chiaro. Solo due persone conoscono il segreto di questa villa, Sir Spencer ed io. Se mi uccidono, Sir Spencer sarà l'unico a rimanerne a conoscenza. Ma a quale scopo? Ora non importa. Questo posto è troppo pericoloso. La mia famiglia. Spero tanto che stiano bene. Ho deciso di fuggire. Jessica, Lisa. Mi auguro solo che stiate al sicuro. 26 novembre. Come ho potuto essere così sbadato? Ho perso il mio accendino preferito, quello che Jessica mi ha regalato per il compleanno.
Adesso sarà ancora più difficile riuscire a fuggire da questo posto così buio. La data che ha segnato... 13 novembre. La data che ha segnato il mio destino. Mia zia era entrata in ospedale appena 3 giorni prima. Jessica e Lisa avevano deciso di andare a trovarla. Come vorrei essere con loro? Mentre scrivo, però, i ricordi mi appaiono più chiari. Prima che svenissi, ho sentito gli uomini in camice dire... Probabilmente la sua famiglia è già... Non posso che pregare per la loro incolumità. Sono riuscito a uscire da quella stanza, ma uscire dalla villa non sarà altrettanto semplice. Devo evitare tutte le trappole. Occhi di tigre, emblema dorato. Devo sforzarmi di ricordare se voglio salvarmi. Ok. Questo è il finale della nostra serata. Andremo a salvare. Prenderemo nell'inventario l'emblema sostitutivo di merda. Perché altrimenti magari la settimana prossima potrei avere un inizio diesel. E it's time. Abbiamo fatto mezz'ora in più. Il che significa mezz'ora di sonno in meno. No, devo registrare, ragazzi. So che in teoria appunto queste live sono post orario di lavoro, eccetera, ma ve l'ho già detto spesso che talvolta il mio orario di... produzione, montaggio, eccetera, supera il classico. Ho sbagliato. Eh no, no, il giardinaggio lo faremo, solo che... qui in questo caso è la mia esperienza da semi-blind che mi blocca, perché mi pare che il veleno doveva essere inserito in una sorta di tubo che poi lo portava all'idrante. Cioè, mi sfugge qualcosa, però poi la prossima live... Porca puttana! Cazzo, non c'è neanche il cherosene qui. Ma ce n'era un altro a terra col cherosene. Volevo bruciare quello a terra. Bravo. A mali estremi. Si trasformano in zombie avanzati per giocatori avanzati che si presume abbiano comprato il remake sapendo com'era l'originale. I Red Crimson. Maledetti. Ok. Eccoci qua. Ragazzi, è stato un onore e un piacere. Siete stati fantastici. Io non veramente mi sono perso, tra l'altro, un sacco di commenti preziosissimi. E tutto il tempo non ho potuto neanche vedere quanti eravate, perché tutto il menu è storto a causa di come funziona il full screen di questo Biohazard. Quindi, buonanotte. Grazie. Si continua, si prosegue. Grazie a tutti dei doni, dei subscribe, cose che valgono un'infinità, anche se io appunto non mi metto a fermarmi troppo nel leggere tutto quello che accade, lo faccio anche per voi in realtà, cerco di non essere troppo altalenante in quello che è la condivisione, perché altrimenti si rischia di essere un pappagallo, ma vedremo, troverò l'equilibrio. Grazie, buon riposo. Verior Nox. In questo caso, Verior Nox, decisamente.
domani, domani è domenica, sì, a domani, a stamattina.